Benvenuti, il signor Giuliano presenta un documentario amatoriale sulla necropoli protostorica e il parco archeologico scoperto casualmente nel comune di Baldieri, Cuneo, tra il 1984 e 2001, durante lavori di scavi bari, insediamento neolitico, risalente presumibilmente tra il 1300 1200 avanti Cristo. Tra queste bellissime montagne un tempo lontano viveva una comunità di montanari, si viveva con poco, pastorizia e prodotti naturali tipici della montagna. Ricostruzione della possibile tipologia di casa abitativa dell'epoca, la casa era costruita interamente in tronchi di alberi, il tetto era ricoperto con fasci in paglia di grano, le pareti erano costruite con rami di legno intrecciati con pali posti in verticale, l'isolamento delle pareti siffatte era costituito da argilla inumidita e impregnata a mano, creando delle pareti isolate dal freddo invernale. In queste sequenze potremmo vedere qual era la tecnica usata dai nostri antenati. Questa costruzione è stata realizzata su due livelli con scala interna, si possono vedere le travi usate per il consolidamento della struttura, un vero e proprio capolavoro di architettura. Il forno usato per fare il pane e cucinare cibi vari. Alcune di queste capanne in legno sono dimostrative per dare un'idea di come era costituita la comunità territoriale nell'antichità. Il signor Giuliano controlla che tutto sia in ordine, la conservazione di queste testimonianze sono molto importanti, ci fa apprezzare di più le molte conquiste fatte nella civiltà moderna, che ci ha dato benessere e cultura. Siamo arrivati alla fine di questo documentario, i ringraziamenti vanno a tutti i collaboratori che hanno contribuito alla realizzazione, tecnici dell'esterna, sceneggiatori, aiuti regia, i tecnici per le riprese più rischiose, gli autori del programma, le consulenze, che hanno partecipato in modo gratuito. Un particolare ringraziamento va al signor Giuliano, esperto di reperti preistorici, illuminare nelle costruzioni in legno, effettua gli ultimi controlli dei particolari,
che hanno dato vita alla costruzione di questa spettacolare capanna. Arrivederci alla prossima avventura, dal signor Giuliano e collaboratrice.